non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Buongiorno, ciao. Ciao Socio, buongiorno a te, ciao Michelino e ciao Gio. Ciao. Oggi, per coronare il tutto, mal di pancia fortissimo, ma vabbè. Quindi per questo ci ho messo un po' più del solito per farmi la borsa calda e stare il più comfort possibile.
No, invece sì, perché sì. Perché questa maratona diluita, come dilungata, come si dice quando è protratta nel tempo? Vabbè, questa maratona protratta nei giorni deve essere sofferta fino all'ultimo, così che io possa ricordare The Last of Us parte 2 per il resto della mia vita. Sì che potrò dire ai miei nipotini, ma sapete che io da giovane cercai di fare una maratona su The Last of Us 2 e me ne capitarono di tutti i colori. Ciao Rabbit, buongiorno. Questa sarebbe Witto Vecchia, sì, con questa voce, sì. No, ho scandalizzato socio. No, 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 no. Ritorno con la mia voce, con la mia solita voce. Come avete dormito? Bene? Ok, io però non mi sono preparata il telefono, quindi abbiate un attimo di... Ok. Opla. Chat messa, gioco pronto, voi sentite? Eravamo rimasti con Owen ed Abby, giusto? Giusto, giusterrimo? Ho dormito un po' così, ho fatto un po' di incubi. No, hai mangiato pesante? Eri tu, Rabbit, quello che aveva mangiato il Mac? Ciao, bracci! Buongiorno, buongiorno, stavo per dire buonasera. Schermo nero? Com'è possibile? Ah, è giusto perché abbiamo giocato a Dark Souls, ecco perché. Quindi se faccio così, vi mostra. Vediamo un attimo. No, e allora probabilmente non è questa, ma è questa. Non è vero. Quale sarà? Delle due, la finestra. Owen, dobbiamo tornare. Sì, oh, ok, fatto. Ok. Come state? Mal di pancia a parte bene. Probabilmente è il Mac un po' che ti ha appesantito. Ah no, sono proprio io che ultimamente faccio incubi anche se mangio leggero. Ma prima devi vedere una cosa. Questa gente sta cominciando a fidarsi di noi. Arrivare sempre tardi sembra solo una mancanza di rispetto. Cosa credi? Che cacceranno via delle luci smarrite senza un posto dove andare? Forse. Preferisco non scoprirlo. Vieni a vedere questa chiesa. Fai un bel respiro. Owen? Owen, ti ho perso di vista. Owen! Qua. Non vedo niente. Ma... Ciao, Ludovico, buongiorno. Ciao Rab. Può funzionare. Grazie. Quindi era qui per davvero? Ah, c'era un buco qua. Ma lui è rimasto sott'acqua tutto questo tempo ad aspettarmi?
Ora mi consolo guardando la tua live apposta. E questo cos'è? Non lo so. Bene, mi fa piacere. Ma il gioco è troppo alto rispetto alla mia voce, perché riguardando la live di ieri mi è sembrato un po'. Altino, non troppo abbassa un po' il gioco. Ok, proviamo così. Sto soffocando male? Sto soffocando male? È pazzesco qui. Deve essere uno di quegli zoo, ma per i pesci. Piantala. Guarda questo cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ai ai ai. Ma io l'ho vista con i miei occhi. Proseguiamo, dai. Tu quando giochi ad Halo Dark Souls puoi anche mutarlo. Ma come? Effettivamente non è che abbiano chissà quali dialoghi. Ehi, dammi una mano. Qui sì. Abby ancora non era muscolosa il giusto. Beh, non paragonabile a The Last of Us, giù, dai. Questo cosa sarebbe? Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Teatro per i pesci. Ah, giusto, perché loro non credo abbiano mai visto. Ah, certo. Cosa sei, un gallo? Beh, sono un lupo. Il mio lulà. No, ma io mi riferivo a Dark Souls. Giù, scusami, effettivamente era compreso anche Halo. No, no, no. Intendevo Dark Souls e Sekiro. No, oddio, Sekiro anche meno. Dark Souls, intendevo Dark Souls. Abby da bambina è più bellina, sì, è un po' più proporzionata. Non è Hulk. La barca era parte dello spettacolo. No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di mole. Controlliamo? Ok. Cazzo, quanta luce. Ma grazie, o male. O male, capiti a fagiolo. Guarda, sono una foca! Benvenuti tutti quanti allo spettacolo di quest'oggi. Oggi avremo 4 delfini. I primi 2 si chiamano Willy e Johnson. E gli altri 2 si chiamano Lily e Park. Oggi li faremo giocare saltando sui cerchi. Ma io posso tipo tuffarmi in maniera acrobatica e fighissima? Lily e il vagabondo. Giusto, giusto. E comunque non l'ho sopportata per tutto il gioco. Ma come? Che figo però. Ci sono stata una sola volta in tutta la mia vita in una cosa simile. Un forastero! Un forastero! Ciao Samu, buongiorno. Si potrebbe rimettere in sesto. Che figa. Da me fa freddino. Nì, c'è un bellissimo sole oggi. Per fortuna, perché più sto al caldo e meglio è in questi giorni.
Ma è una bambina. Vestiti da bambino. A posto, toh, per tua, qui per la tua futura figlia. Guarda questi disegni. La grafica è spettacolare, altro che. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sono sì, orribili. Vabbè, dai, il cane è fatto strabene. Viva non lo saprei disegnare nemmeno io così. Un robottino. Ok, basta con questa barca. Ok. Finiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere? Certo. Andiamo. Ma che fai? Uno spettacolo di animali? No, è che ho missato. Non volevo buttarmi in acqua, non volevo. Andiamo. I disegni più belli dei miei sicuramente. Quelli di Rab sicuro. Oh. Dammi una mano. Sì. Tu sei ancora meglio di Rab, insomma, dai. Vieni. Ok. Oh. Cazzo, guardati. No, dai. Ieri ho sollevato tutto. Ma perché hai messo incinta un'altra? Okay. Cioè, non ho capito, hanno litigato. Allora, diamo un'occhiata veloce. Lui si è allontanato poi... e si è messo con un'altra. Torniamo indietro. Uh-huh. Ma questo non è niente e mi supplicherai di restare. Ma non ci sono pesci comunque, che tristezza. Oh. Santo cielo. Wow, che roba pazzesca. Questo posto è incredibile. Che figo. Poi tutto riempito di fiori, edera, è ancora più spettacolare. Ciao, Ello! Hello! Ello, pure io. Una vasca nel pavimento. Oh, i pesci! Posso immaginarlo, pieno di gente. Con i bambini che corrono, le risate. È un altro mondo, eh? Rivendico questo posto. È mio. Vieni quando vuoi. Ah, sicuro? No, non direi. Prima vediamo se te lo meriti. Come me lo merito? Sei un cretino. Ma... Cominciamo bene. Come faccio a meritarmelo? Ma le togli le tue scarpe zozze da lì? Ma scusami... Dice che è la famiglia della barca? Penso di sì, sì. Addirittura? Ma no, penso sia proprio... Penso sia proprio che dà sul mare, quindi... Ci sono i pesci... Oddio, forse no. In effetti, boh... Sai che non lo so? Cannibalismo? Boh, potrebbe? Oppure si nutrono di alghe? E perché appunto piccolini si nutrono di alghe e campano così. Samsung una garanzia. Ragazzi, se mai troverete questo messaggio, sappiate che non vi biasimo. Quei serafiti sanno essere convincenti. Se credete di poter vivere meglio con loro, vi capisco perfettamente.
Ci sono acqua e provviste nella barca. Prendete il largo e scappate da questo posto. So di essere stato troppo duro con voi, ma cercavo solo di proteggervi. Spero che possiate capirlo. Non sono riuscito a trovare gli antibiotici. Vi voglio bene. Ricky, tieni al sicuro Max, come sempre. Glielo devi, papà. Vieni. Dove sei? Dobbiamo tornare qui con gli altri. Prima ciao, vediamo Rankas. Quanti problemi ci aspettano al ritorno. Buongiorno. Ah, ti piace? Un Rankas quando non portiamo, non stiamo portando sì. Pokémon. Allora mi sono guadagnato un... Owen, avevi ragione. Grazie di avermi portato in questo posto magnifico. Ci penserò su. È giusto. Oh no. Oddio. Capita di tutto a Natale. Il giveaway è stasera, yes. Papà, Max deve andarsene da qui. Non può passare la vita chiuso in questo palazzo putrescente. Diventerebbe un debole come te. Quando i soldati hanno ucciso mamma, sei rimasto immobile come un codardo. Che esempio potresti dargli? Avresti dovuto resistere, vendicarti per come l'hanno ridotta. Voglio che Max sappia cosa significa lottare per costruirsi una vita degna di questo nome. Questo mondo è spietato, ma sta a noi cambiarlo. Solo da deboli possiamo trovare la nostra vera forza. Forse torneremo un giorno, e in quel caso spero di non trovarti ancora seduto sulla tua poltrona del cazzo. I figli sono scappati con le iene. Gesù. Beh, se non altro, abbiamo le chiavi. Oh, sei tremendo. È uno scheletro, a lui non servono. Io non capisco che cosa spinga la gente a unirsi alle iene. Perché no? Perché sono una setta di squilibrati, semplice. Nelle ZQ le luci erano considerate terroristi, fanatici. Eravamo ingenui, ma non fanatici. Facevamo saltare gli avamposti, uccidevamo i soldati. Non è lo stesso. Era per dire... Non dire queste cazzate allo stadio, ok? Ok, ok, scherzo. In effetti non ha tutti i torti, Owen. E che cos'è questo? Ah, ok. Il rispetto per un padre è sempre secondo motivo di onore. Sono? Ma non il tuo so. Cerca solo di controllarti. Vuole farti sentire un bambino perché ha troppa paura di comportarsi da uomo. Meriti di vivere in una comunità che possa incoraggiare uno spirito forte come te. E questo vale a maggior ragione per Max. È così impressionabile. Se tieni a tuo fratello, portalo via da lì. Prima che diventi un debole come tuo padre. Tra 5 giorni ripasseremo davanti al vostro acquario. Se volete unirvi a noi, accendete una torcia sul molo e aspettate ci arriva. Che lei possa guidarvi. Come fai a stare tanto tempo seduto fermo da decomporti? Sei un malato? Ma no, sarà morto seduto, ma come? Ma cosa? No. Gli sarà preso un ictus. Ma guardate, guardate il letto rifatto, perfetto. E poi qui tutto distrutto, tutto fatto. Questi erano i letti dei bambini, probabilmente. Anzi no, sicuramente. Questo era il letto del papà. Mi si è fatto un po' di pipì addosso comunque, non vorrei dire. Ok, andiamo. E poi è morto. Per me non è pipì. Come no?
L'ho spinto. Casa di Max. Vuoi provare le chiavi? Ah, sì. Questa? No. Allora... trovata. Si stava addormentando. Cavolo. Ci avranno messo un secolo. Effetto mare profondo. Quindi? Non vorrei calarti là sotto. Andiamo. Owen. L'ultima cosa volta. Si può winnare? Una key di Hollow Knight su Steam. L'ultima volta. Solo... apprezzo come non mi abbia non sostenuta guardare. Dal di dietro, no. Ma dallo zaino. Vai e basta. Molto sicura come cosa, devo dire. Owen, prossima volta. Il di dietro. Non lo zaino, ti prego. Ok. Ehi, guarda questi. Vorrei conoscere il ragazzino. No, no, ragazzi, questi sicurezza, se mi tieni su dallo zaino, cavolo. Tra l'altro la parte in basso, questo potrebbe sfilarsi. Ma che dite? Ma birichina di cosa? Vabbè, vabbè, mamma mia. Bel fortino, Max. Un vero capolavoro. Wow. Vieni, entra. Questo qui. Wow. Sì. Oi, oi. Che dolore. No, una foca. Oh, ciao. Ciao. Hai visto? Te l'ho detto, hanno le macchie. Sì, certo. Bacio, bacio. Poco passionale rispetto a quello tra Dina ed Ellie. Ah no, 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 come non detto. Ah no, troppo. Vado okay. Troppo veloce. Questo? È per questo, vero? Ti disgusta, puoi dirlo. Sì. È lesbica? No. Avanti, Abby. Cosa? Scusami. Non chiedere scusa. Parla con me. È per questo cosa che è un maschio? Io lo so che non abbiamo altre piste. Ma... è perché... è una iena? Ma Joel è ancora là fuori, credimi. No. Lo so. Perché? Che devo fare? Torniamo indietro. Abbiamo l'addestramento. Va avanti tu. E invece tu? Sì, Ello, sì. Sto giocando con il PlayStation Now e con il remoto dal mio PC. Cioè, con il remote play, cioè nel senso, sto semplicemente giocando da PC con il launcher della PS Now. Ai ai ai, scusami. Senti, te l'ho detto. Ho un fisso. Non chiedere scusa. Ma cos'ha lui? Scusami, cosa?
succede se Owen non fosse lì? Fidati. Togliamoci dal tetto prima che ci vedano. Perché non torni indietro? No, non sappiamo cosa è successo. Devo trovarlo. Intendo, si è ucciso Danny. Fanculo Danny. Purtroppo Owen gli ha sparato prima di me. Ehi, Abby. Apparta, va. Andiamo. Beh, anche Joel ne ha uccise parecchie di persone, eh. Mi stai a scappare, lo apprezzo. Come pensi di raggiungere l'acquario? Con la superstrada? No, attenzione. Troppe pattuglie. Joel sarebbe un suicidio. È alla pari di Ellie. L'acquario è ovest. Basta seguire il sole. Io vengo con te. Almeno per me. L'ho fatto altre volte. Ci sono troppe iene in questa zona. Manny, ti prego. D'accordo. Ha torturato, ucciso, molte volte. Però sempre per sopravvivere entrambi alla fine. Cioè, oddio. Sì, sicuramente Joy l'ha fatto per questioni di sopravvivenza e di protezione nei confronti di Ellie, mentre Ellie lo sta facendo per pura vendetta. Le motivazioni sono diverse, è vero, ma alla fine le azioni compiute sono le stesse. Per un buon motivo, era buona e non ha mai gridato vendetta perché sarà l'anno. Perché? Sapevi che qualcuno vive qui? Amore mio, uomo della mia vita, quando sono con te il mondo intorno a noi scompare nel nulla. In spagnolo. No, volevo leggere. Oh mio Dio. Bastardo. Questa è casa tua. Quante alcove hai in questa ZQ? Che, perdon, non hablo tuo idioma. Bastardo. Volevo leggere. Dai, bellissima questa scena. No, veramente stupendo, non me lo sarei mai aspettato. Che belli che sono. Mamma mia. Vai. Ehi. Grazie. Per questo? Sì, e tutto il resto. Sei un amico. Andiamo, sai che non reggo le modalità. No, vabbè, ma Abby... sicuramente ha sbagliato nel cercare vendetta perché così non ha risolto niente. Anzi, è stata la miccia che poi ha dato il via a tutto. In realtà è solo colpa sua che poi alla fine ci abbiano rimesso tutti i suoi amici e eccetera. Però se guardiamo nel singolo hanno sbagliato tutti. Cioè non c'è nessuno che si salvi. Sono tutti in torto alla fine. Bene, fammi gli auguri. Quando lo trovi, non fargli troppo male. Ci proverò. Sarà già morto tanto. Fa attenzione. A dopo. Ciao. Ok, devi solo seguire il sole. Comunque, oggi non mi dà nessun tipo di problema. Almeno per adesso non mi ha dato problemi di grafica. Quindi evidentemente era veramente... No, anzi, non veramente. Certa ne ero certa, però... insomma, ci siamo tolti ogni dubbio che il problema non fosse mio.
Abby e Ellie hanno ucciso tutti. Abby è rimasta da sola, Ellie anche. Alla fine hanno fatto la vendetta, ma ci hanno rimesso entrambe, certo. C'è morto Glenn. E ora, secondo me, morirà anche Dina in un modo o nell'altro. E a quel punto, secondo me, potrebbe finire in due modi. Ellie si toglie la vita uccidendo Abby. Oppure... cos'è questo odore? Non lo so. Non so. Secondo me Ellie muore. Cioè è scontato che Ellie muoia. Non... Oppure non so, si potrebbe... Non indovinerei mai, è impossibile. Oh mio Dio. Oppure Ellie va con... Si consegna e va con Abby e trovano una cura e cose. Non lo so. Sto dicendo le prime cazzate che mi vengono in mente. Glenn, magari Jess. No, no, ormai è diventato Glenn. Sì, facciamo riflessioni solo sul gioco. Allora, amici miei, perdonatemi, vi ho deluso. Stavo scappando da una squadra di lupi, ma sono finito in mezzo a un gruppo di demoni. Mi hanno colto alla sprovvista, ma per grazia dell'oracolo morirò prima che la corruzione mi divori e mi strappi il controllo dei sensi. Ora più che mai riconosco il valore del nostro credo e la depravazione dei lupi. Me ne andrò felice, sapendo di aver contribuito a riportare la vera purezza nella nostra specie e nel mondo intero. Se doveste trovarmi, date alle fiamme i miei resti e pronunciate per me le sue sacre parole. Henry. No, ok. Puoi marcire qui. Questo è utile. Combattimento ravvicinato. Ok, la ruota panoramica non dovrebbe essere troppo lontana, credo, spero. E qua mi sa che non si può entrare. Già andocchiato una finestra. Ciao Narci, ma di mattina, eh sì, dobbiamo finire The Last of Us 2 e ce lo tolgono il 3 gennaio dal PS Now, quindi dobbiamo andare di fretta. Oh, bene. North Dakota. Brutta gente che tolgono i giochi. Molto male. No. Ma che fa? Ma scusate, non è possibile. No, non ci voglio morire. Ma spara sempre dopo, forse dovrebbe preparare il colpo prima. Oi oi. Il 3 gennaio. Sì, il 3 gennaio. Ti consiglio di tryhardare giorno e notte perché di questo posto in 10 giorni non ce la farai. Come no?
che dici? In 10 giorni? Che, quanto deve durare? Altre 50 ore? No. Se mi rimangono sino a 10 ore, allora è fattibile. Sei sicuro oltre il 65%? Ok, per dirla si continua. Posso farcela prima di sera. Devo farcela prima di sera. È un giorno assietto il basico. Cioè, assietto lastico. Lastico. Cosa ho letto che pure diavolo. Io. Comunque no, sì, è un giorno. È il primo giorno a Seattle. Ci stiamo provando, Ello. Ma poi niente, mi viene da dire Ello. Ti chiamerò Ello. Ci stiamo provando 2 ore la mattina e 2 ore la sera. Purtroppo ieri non ci siamo riusciti perché la connessione faceva un po' cagare per problemi di web service. Va bene. Però, insomma, l'obiettivo è questo. Ok, cosa c'è qua? Medikit. No. Pugnaletti. No, anche medikit allora. Vediamo cosa possiamo potenziare. Dopo aver aggredito mortalmente un nemico per un breve periodo di tempo, anche il successivo attacco in mischia sarà un'aggressione. Ci piace. Non lo so, che dite? Facciamo questo. 3 giorni, 34 ore. Ok. Beh sì, alle brutte, brutte, brutte facciamo nottata a Capodanno. Ma non credo. Spero almeno di no. C'è un clicker lì. Ti spezzo il collo dell'osso. Eh? Il collo dell'osso.
Ti spezzo l'osso del collo. Cancellate. Voi non avete sentito niente? Come? Il collo dell'osso. Però dai, le ossa hanno dei colli, credo. Time out. No, è che il mal di pancia mi dà un attimo... Bevo. Ti collo il spezzo dell'osso. È che sono ancora assonnata, dai. È per quello. Ma com'è possibile? Non è possibile. Ma si è girato esattamente nell'istante in cui... E niente, vabbè. È andata? Bene. Sì, non troppo bene in realtà, ma... Va bene. Doppia clip. Ok, io sono arrivata da lì. Per di qua ci siamo già stati. Che ti sei perso, Metellino? Niente! Non ti sei perso assolutissimamente niente. Devo spostare un tavolo o ci arriva anche... Ah no, ok, c'è uno scalino, perfetto. Quanto mi piace Abby quando usa la violenza fisica. Rido in ritardo. Però qui c'è una cassaforte di cui non sappiamo il codice. Ok. Ma che belle torte, ma erano finte per essere... Sì, erano fintissime, ok. Aspetta, ma c'era una stanza dietro? Chiusa. Ok. Cos'era? Ma tipo farmacia, erboristeria? Questi cassetti mi ricordano tantissimi cassetti del tipo di una città incantata. Odio le cannucce in cartone. Odio veramente tanto le cannucce in cartone. Ma perché? 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 Allora probabilmente ci si arriva da dietro. No. Quindi?
Da qua? Cazzo! Ci sono degli zombie dentro, ok. Singhiozzo. Alla Yotobi era quello, quel singhiozzo. Funzionato bene. La prima volta. Ma bene un ca, bene un ca di niente. Sono bene un ciufolo. Stealth Witto, sì. Un par di cose. Aspettate che ho l'emulatore off. Come non detto. Ok, dovrebbe essersi attivato. No, non è vero. Devo aprire l'applicazione, niente. Ah, no! Ok, ragazzi, proseguiremo senza usare Select. Mi è scaduto l'emulatore. Avevo i 3 giorni free trial, ma... niente! Io, ma... mi ricordavo fosse fosse di una settimana, invece era di 3 giorni. No, niente, semplicemente appunto per poter, sapete, no, che per poter usare, per poter giocare a questo gioco ho bisogno dell'emulatore, e siccome la licenza che compri vale per singolo computer, esatto, Metallo, l'avevo comprato, ma valendo per singolo computer, l'ho usato e si è esaurito con il portatile, non posso... quindi lo devo ripagare se voglio usare l'emulatore su un altro PC. Quindi vediamo, se è una cosa infattibile lo compro, se no pace. Cosa faceva Select? Apre fondamentalmente l'inventario. Quindi finché da qui non abbiamo qualcosa che si possa costruire, non potremo più aprirlo, ecco. Quanto ti costa? 6 euro, neanche tanto, però insomma... non ho molta voglia di usare, di comprarmi una licenza su un gioco che tanto abbiamo iniziato e finiremo su questo PC, e poi non da questo PC non giocherò più a niente di... Dio. Miss! Dal PS Now. Insomma, quello che voglio dire è che tanto, finito questo, poi non avrò più bisogno di usare l'emulatore, quindi sarebbero 6 euro sprecati. Il portatile l'ho portato con me, certo, non... Metallo, che domande... Secondo te posso averlo lasciato lì? Ho corso. Ho corso anche stavolta. Forse non bisogna correre.
Alla peggio uso quello, sì. Non è che tipo devo prendere un asse di legno e usarlo? No. Quindi devo saltare meglio? Ok, sì. Scrivetevi il numero. Mi dispiace, avrei voluto restare qui fino al tuo ritorno. Scommetto che ormai questo posto è ridotto a pezzi. Qualcuno deve aver informato la Fedra della nostra operazione di scambio. Io scommetto su Jiao, quella serpe. Sono riuscita a nascondere una parte delle scorte, ma temo che i nostri soci non prenderanno bene la scomparsa del carico. Ho lasciato qualcosa nella cassaforte. La combinazione è 68-96-89. Ti aspetto nell'altro rifugio. Dobbiamo pensare a una strategia d'uscita. Fai attenzione. Beatbox challenge. Sei qui da parecchio. Oracolo. Dona agli anziani la saggezza che cercano per condurci alla vittoria contro i lupi. Perdona il mio ardire, ma mi resta poco tempo. Prego di poter raggiungere la porta della martire per consegnarti questo messaggio. Ti supplico, veglia su mio figlio, fa che viva un'esistenza felice, proteggilo. Molti sono caduti da quando i lupi hanno rotto la tregua, ma spero che la mia famiglia sopravviva per raccogliere i frutti del nostro sacrificio. Il mondo non è in equilibrio, ma io ho compiuto il mio dovere. Mi hai condotto oltre la tempesta. Ora devo riposare. Che la corrente sia placida e che tu possa guidarmi a casa. Se vuoi proteggere la tua famiglia, evita le sette della morte. Ok. Immagino che da qui si debba proseguire. O forse no. Sì, già provato, Metellino. So già che craftando da qui il medikit mi apre poi l'inventario. Ma questi applausi per cosa sono? Non ho ben capito. Merda! Cazzo! Ma ha usato un vaso! Coglione. Buono. Mi servirà. Molto buono. Ma che dici? Ma da dove cazzo? Il negozio stava meglio prima. Da dove sono usciti? Vabbè. Dovevi provare la doppietta. C'è
C'è un easter egg? Sopra il buco. Nel negozio a fianco c'è un pandoro. Ok. Dov'era la cassaforte? Allora, com'era? 68, 96, 96. Scusami, ho sbagliato. Ok, grazie. Sì. Ecco qua, guarda. Visto? Mi apre l'inventario così. Ok. Vabbè, The Last of Us parte 2, no inventario challenge, no? Vediamo questo buco. Buco! Allora, cos'è? Questo cos'è? Reliquie dei saggi. È una citazione Uncharted? Jack and Dexter. LOL. Però me non dice niente. Sono triste che me non dica niente. Ok, no, non siamo arrivati da qui. La porta della martire. La tregua è finita, ma voi continuate a tornare. Abbiamo appena ripulito questa zona. Ah sì, l'avete ripulita, ma non mi dire... Nuovo di Pasqua.
Ciao Zoroark, buongiorno a te. Ah, non serviva, ok. Il sole sta calando. Finalmente vacanze di Natale. Sì. Già, già. Ma perché tutti venerano Metello come mod preferito? Cioè, ma povero Rab! Cam, grazie per il messaggio, davvero. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Nel frattempo sono ancora piantata qui a sorvegliare l'oracolo delle Iene. Non te l'ho detto, ma durante l'ultimo turno ho parlato con lei. Avevo troppe domande che mi frullavano in testa. Perché sta facendo questo? Perché non chiede alla sua gente di deporre le... deporre le armi? Lei ha iniziato a sciorinare le solite diozie da Iena. Ritorno alla natura, la nostra dipendenza dalle macchine. Poi ha aggiunto che non vuole una guerra, che il giorno del contagio è stato un segnale, ma che non tutti hanno aperto gli occhi, o qualcosa del genere. Il discorso si stava facendo interessante finché quello stronzo di Lewis non è intervenuto per zittirci. Ha iniziato a gridare contro quella donna, ma lei ha risposto con un sorriso, anche quando l'hanno spostata in un'altra cella e tutte le guardie non facevano che spingerla e chiamare il suo nome, ha sempre mantenuto quell'aria serafica. Mi dava i brividi. Dicono tutti che è pazza, ma io non sono d'accordo. Finalmente capisco il suo punto di vista. Non mi fraintendere, i suoi seguaci restano un branco di squilibrati, ma i suoi modi hanno qualcosa di convincente. Ho sentito dire che vogliono trasferirla in un posto più sicuro. Ci vediamo a casa. Occhi aperti, Sally. Isaac. Lewis! Giusto, hai Lewis. Hai trasformato una pazza in una martire. Grazie, grazie Metello per correggere i miei bruttissimi errori. Oh. Buono. No, Zoroark. Di Hollow Knight. Mi preferiscono pure a te, hai visto, Metellino? Ti sei fatto... Beh. Facendo l'antipatico, giustamente. Mi si è chiusa la porta? Mod preferito è il Nightbot. Ok. Ma che ca... Dato che è magna magna.
No, Zoroark. Assolutissimamente no. E poi questa storia del giveaway la faremo ogni mese praticamente, quindi prima o poi, fidati che ti gira bene. Oracolo, ti prego di offrirmi, spero di avere. Forse il mio desiderio è irrealizzabile, ma devo comunque esprimerlo. Dona ai lupi il tuo discernimento, la tua saggezza e il tuo amore, così che possano abbandonare la via dell'egoismo e deporre le armi. Ti supplico, porta la pace in questo mondo. A che ora vai in live stasera? Alle 18, probabilmente puntuali. Casualmente la vincerò Wittomoko 2. Ops, che casualità. No, no, no. Non c'è nessun magna magna. Facile, resta sulla tua isola. Totalmente a caso. E chi vince avrà meno probabilità di vincere la prossima volta. È tutto studiato. Oracolo, dona agli anziani la saggezza per rendermi sposa di Edmund, un uomo forte, capace, dolce e gentile. Anelo con tutto il cuore a portare in grembo i suoi figli. Oh, qualcuno ha parecchia voglia. Ha parecchia voglia, ma... Oracolo, dona forza e prosperità ai tuoi figli, aiutaci a purificare il mondo dalla malattia per spalancare le porte a un nuovo inizio. Forse hai esagerato. Oracolo, desidero unirmi di nuovo alle cacce, accogli la mia supplica e donami un nuovo destriero, forte e veloce, con redini e sella per governarlo a dovere. Neanche il genio della lampada. Ma che è? Cosa sono sti commentini, Abby? Oracolo, nutro umili desideri e avverto bisogni semplici, ma le mie mani sono goffe, non riesco a offrire un contributo al bene del villaggio. Vorrei saper forgiare, riparare e costruire. Ti prego di donarmi queste capacità, così da rendermi un uomo utile e rispettato. Ma... Ok, se non altro era una richiesta pratica. Ma... Ok, va bene. Quando scade è praticamente il giveaway si fa stasera, quindi entro stasera scade, insomma, poco prima della fine della live. Quando finisco la live facciamo l'estrazione. E in privato chi vince otterrà la chi? Come chi? Chi? Dove? Chi? Ma quindi non si proseguiva da qui? Caspitellina, si prosegue. Da qua. Ciao Rick. Grazie Rick. Grazie, gentilissimo. Grazie infinite. Sono uno spettacolo desolante. Come facevano gli antichi a vivere qui? Noi siamo benedetti da... Vabbè, però siete stro... Ma però, cioè, dai... Potete andare solo da un lato? No?
Anello, non hai abbastanza punti per riscattare il coso? Considera che... la questione dei punti l'abbiamo fatta principalmente per evitare che gente a caso arrivi e riscatti senza essere mai passato in live. Quindi, siccome ti conosciamo, se non fai in tempo, ovunque celebravano l'eccesso, il ticket te lo diamo ugualmente. C'è anche un lupo qui! Qui dentro! Ma mi hanno visto dall'altro lato, vero? E non me ne sono resa conto. Ti manca poco? Dai, se ti manca poco ce la puoi fare anche per stasera. Chi è che mi vede esattamente? Ho chiamato la polizia ed è già stato arrestato il signor... No! Oppure riscatto io per lui. Guarda, se non ce la fa, puoi pure riscattare. Anzi, non serve nemmeno riscattare per lui, perché glielo diamo comunque a priori, quindi... Non vi preoccupate, non vi preoccupate. È solo un sistema per evitare che appunto gente arrivi random in live solo per poter riscattare e togliervi la possibilità a voi che invece seguite il canale abbastanza abbastanza spesso, no? È solo per questo, è solo per questo. Bisogna tutelarvi in un modo o nell'altro. Cazzo di parte mi vedono? Dai! Da qua, con quale prospettiva? Ma niente. Boh. Dalle finestre? Boh, ma c'è qualcuno? Cazzo! Ma dove? Da che parte? Niente qui. Sì, confermo. Cazzo. Non vi voltate, non vi voltate. C'è anche un lupo qui, vabbè. Dietro ai camion. No, cazzo. Una cretina, togli il silenziatore. Aia. Non si muove, che cazzo. Aia. Ah, non mi dare i calci mentre sono a terra. Bene. Bene, niente, bene. Ho sprecato
colpi silenziati per nulla. Grazie, Rick. Buon lavoro. La live si è bloccata? Rab, ne ho già parlato, ho detto per stasera, se per stasera non ce la fa, non ti preoccupare, comunque viene aggiornato e non... Non c'è nessunissimo problema che appunto gli diamo il ticket se non ce la fa a riscattarlo per stasera. Tanto ha tempo, sia altri 20 minuti che tutte le due ore di stasera... Non c'è nessun problema se gli manca poco. Se no, appunto, se gli manca tanto, invece... C'è anche il lupo qui! Ai camion! Ok. Ah, che urletto! No, no, no! Ma sono invisibili comunque, io questa cosa non me la riesco a capire, non riesco a capire. Cioè, qua, non le vedo, ah ecco, uno sopra lo vedo. Ma come fa a vedermi sino a qui? Comunque ho dei crampi fortissimi, quindi finiamo questa zona e chiudiamo. Sì, molto 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 forte. Dite che Abby avrà anche lei l'arco. Ovviamente parlo a chi non sa. Cos'è questo? Una mazza chiodata?
Oh! Non lo posso costruire. Perché poi non è proprio una mazza chiodata. Io li sento, ma non li vedo. Abbi l'arco, lo tira direttamente contro i nemici. Lo spezzo in due, ci fa due lance curve. Eccolo là. No. Però no, ma porca, si è girata nell'istante. Che diamine. Ok. Oh, queste iene che si muovono sempre, oh, vero. Quanto è grande questo posto? Entrare da quella parte. Ma dove sta andando? Cazzo. Spero che Owen non sia passato da qui. Ah, sto avanzando, va bene. Beh, teoricamente posso ancora tornare indietro, penso, no? Ok. Allora. A posto così. Yes. Non me la sento di continuare altri 10 minuti, veramente ho lo stomaco o comunque la pancia che mi fa un male incredibile, per cui io direi che possiamo chiudere qui. Tranquillo Samu, passeranno. Perfetto. Ok, allora niente, ci vediamo stasera ragazzuoli e niente, ricordatevi per il giveaway e nulla, inizieremo per le 18 così da non perdere altra mezz'ora di gioco perché appunto ultimamente iniziavo sempre alle 18:30 ma recuperiamo un po', iniziamo un po' prima. Quindi niente, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon pomeriggio, un buon pranzo se ancora non avete pranzato e sì, mi riposo un po'. E buon giorbata, grazie Ello, grazie e a più tardi ragazzuoli, ciao, a stasera, grazie a tutti per la compagnia.